Ciao a tutti, qui è Tiziano, Borsa Valori Morali. Oggi riprendo un argomento che avevamo iniziato a trattare tempo fa, ovvero la questione sulle armi. Lo riprendo perché è stata approvata recentemente la delibera che accoglie la direttiva 477 dell'Europa e si è scatenato un polverone sulla stampa relativamente al fatto che, secondo alcuni, questo recepimento, questo decreto faciliterebbe l'accesso alle armi addirittura da guerra. Ora, io capisco che, diciamo, io mi compro un F-16 e basta un'email per denunciarne il possesso, però è che un F-16 costerà, che ne so, 80 milioni di euro, quindi magari non è poi così facile entrarne in possesso per altre ragioni. Comunque, follia a parte, vorrei tranquillizzare tutti quelli che temono, diciamo, un'invasione di armi di ogni genere sulle strade. Questo non è affatto vero. Primo, perché i requisiti di accesso non sono cambiati, quindi esattamente come era prima è necessario avere un porto d'armi o comunque una licenza di collezione, le quali per essere ottenuti richiedono tutta una serie di requisiti che, ripeto, non sono cambiati. L'unica cosa che è andata incontro agli appassionati del settore è il fatto che si possono detenere 12 armi catalogate sportive corte invece di 6 come era prima. Questa cosa cambia niente, perché uno c'ha sempre due mani, quindi si tratta che i tiratori sportivi, invece di dover passare continuamente a mettere in collezione alcune e poi ritirarle fuori, possono averne fino a 12 di utilizzo, diciamo, continuo. Quindi se una volta vogliono esercitarsi con una, poi con l'altra e via dicendo, lo possono fare senza appesantire inutilmente il sistema burocratico da questo punto di vista. E nessuna arma da guerra può essere detenuta da un civile, e questa cosa quindi resta esattamente com'era, quindi non sussiste questo problema. Tenete conto che quando un'arma assomiglia a una militare, avete capito bene, gli somiglia, ma non è affatto la stessa cosa, cioè diventa più che altro un'operazione di marketing. Allora, dato che il pubblico per qualche motivo vede il Kalashnikov, la R15 o altre similari, per così dire, dato che c'è questi oggetti che raccolgono un certo interesse, allora le aziende ne producono una versione civile che esteticamente sarà pure uguale, ma funzionalmente è tutta un'altra cosa. Quindi, come ho già detto, nessun'arma automatica può essere nelle disponibilità di un civile. Le armi automatiche sono quelle che sparano, come si dice, a raffica, e quindi, mantenendo premuto il grilletto, svuotano completamente il caricatore e hanno una cadenza di fuoco molto elevata. Tra l'altro, vorrei anche dire che quando si spara a raffica la precisione e l'accuratezza vanno un po' a farsi benedire. Quindi, se tu non sei capace a mettere un colpo dove deve andare a segno, cioè non è che avere la raffica ti aiuti poi più di tanto. Ti può servire, ma non certo in situazioni sportive civili, e pertanto la legge ne vieta il possesso e l'utilizzo, se non in ambito militare, che lì chiaramente trova la sua giusta funzione. Ora, quindi, tutte queste cose che è più facile accedere, non è vero, ci sono gli stessi requisiti di prima, anzi ci sono degli orpelli, dei tecnicismi nei quali non entro perché non sarebbe la sede, che rendono un pochino più macchinosa la catalogazione di un'arma o i criteri detentivi della stessa. Quindi tutte queste manfrine non hanno alcun senso. E voglio dire ai perbenisti che le direttive anti-armi o a favore, insomma, sulle armi, che in teoria vorrebbero scongiurare atti terroristici, in realtà nessuna di queste ha senso, perché il terrorista non è che si pone granché il problema. In fin dei conti ci sono le armi che neanche sono illegali, sono clandestine. Clandestino che cosa vuol dire? Vuol dire che non è registrata, ed essendo non registrata sfugge a tutti quelli che sono i controlli che vengono fatti
sulle stesse. Ora, come spuntino fuori delle armi clandestine, io questo non lo so. Fatto sta che circolano, quindi chi è interessato a quel tipo di mercato è in grado di usufruirne. Ma questo non c'entra assolutamente niente. Io ripeto, è sempre un discorso che la crudeltà, la cattiveria, la malvagità non la fermi con la legge. E la legge la condanna poi alla fine, ma non è che l'ha fermata, la condanna a posteriori, ma a prevenirla anteriormente servono altre cose. E tra l'altro un maggior numero di cittadini onesti e buoni, che in grado di reagire a situazioni di pericolo, diciamo circostanziate, così forse sarebbero anche una risorsa per la società. Quindi voglio chiudere, non vi date più di tanto. La questione è che non è vero che c'è una maggiore facilità di accesso alle armi, non è vero che sono cambiate a favore dei tiratori tante cose, l'unica è quella che passa da 6 a 12, le armi sportive. Per quanto concerne l'obbligo di avvisare i conviventi maggiorenni che si hanno le armi, beh, questa cosa era uscita già 8 anni fa. Non è semplicemente mai stata trovata un decreto attuativo che avesse un senso, mediante il quale applicare questo tipo di obbligo. Quindi non è che questo è stato tolto, è rimasto esattamente com'era, cioè una cosa in itinere. Non ancora hanno finito di stabilirne le modalità. Quindi state tranquilli, non è cambiato niente, non siete a rischio, non c'è pericolo. E il male si contrasta con l'intelligenza e non con il buonismo. Io con questo vi saluto per oggi. Mi raccomando, sereni, che le cose non sono andate male. Ci vediamo al prossimo.